Alessandro Manzoni. Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. Disambiguazione Manzoni rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi Manzoni, disambigua. Alessandro Manzoni. Ritratto di Alessandro Manzoni, Francesco Eiese, 1841, Pinacoteca di Brera. Senatore del Regno d'Italia. Durata mandato. 8 giugno 1860 22 maggio 1873. Legislature. Dalla settimo. Tipo nomina. Decreto del 29 febbraio 1860. Sito istituzionale. Deputato del Regno di Sardegna. Durata mandato. 17 ottobre 1848 21 ottobre 1848. Legislature. Collegio. Arona. Sito istituzionale. Dati generali. Tendenza politica. Cattolicesimo liberale. Professione. Possidente, scrittore. Firma. Alessandro Manzoni. Litografia di Alessandro Manzoni. Signore di Moncucco di Mirasole 1. Incarica. 18 marzo 1807 22 maggio 1873. Predecessore. Pietro Manzoni. Successore. Enrico Manzoni. Nome completo. Alessandro Francesco Tommaso Antonio. Trattamento. Sua Signoria. Altri titoli. Nobile, trattamento di Don. Nascita. Milano, 7 marzo 1785. Morte. Milano, 22 maggio 1873. Sepoltura. Famedio del Cimitero Monumentale di Milano. Dinastia. Manzoni. Padre. Pietro Manzoni. Madre. Giulia Beccaria. Consorte. Enrichetta Blondel Teresa Borri. Religione. Cattolicesimo. Firma. Alessandro Manzoni, nome completo Alessandro Francesco Tommaso Antonio Manzoni, Milano, 7 marzo 1785 Milano, 22 maggio 1873, è stato uno scrittore, poeta e drammaturgo italiano. Considerato uno dei maggiori romanzieri italiani di tutti i tempi per il suo celebre romanzo I Promessi Sposi, caposaldo della letteratura italiana 2, Manzoni ebbe il merito principale di aver gettato le basi per il romanzo moderno e di aver così patrocinato l'unità linguistica italiana, sulla scia di quella letteratura moralmente e civilmente impegnata propria dell'illuminismo italiano. Passato dalla temperie neoclassica a quella romantica, il Manzoni, divenuto fervente cattolico dalle tendenze liberali, lasciò un segno indelebile anche nella storia del teatro italiano, per aver rotto le tre unità aristoteliche, e in quella poetica, nascita del pluralismo vocale con gli inni sacri e della poesia civile. Il successo e i numerosi riconoscimenti pubblici e accademici, fu senatore del Regno d'Italia, si affiancarono a una serie di problemi di salute, nevrosi, agorafobia, e familiari, i numerosi lutti che afflissero la vita domestica dello scrittore, che lo ridussero in un progressivo isolamento esistenziale. Nonostante quest'isolamento, Manzoni fu in contatto epistolare con la migliore cultura intellettuale francese, con Goethe, con intellettuali di primo ordine come Antonio Rosmini e, seppur indirettamente, con le novità estetiche romantiche britanniche, influsso di Walter Scott per il genere del romanzo. Indice. 1. Biografia. 1.1. Origini familiari. 1.1.1. Famiglia. 1.1.2. Manzoni e Giovanni Verri. 1.2. L'infanzia e l'adolescenza. 1.2.1. Galbiate e la separazione dei genitori. 1.2.2. L'educazione religiosa a Merate e a Lugano. 1.2.3. La formazione culturale. 1.2.4. Un giovane scapestrato.
1.2.5 la Milano illuminista. 1.3 il soggiorno parigino, 1805-1810. 1.3.1 la morte di Carlo Imbonati e il ricongiungimento con la madre. 1.3.2 il circolo parigino, l'ideologo S. Claude Fariel. 1.3.3 l'intermezzo italiano, 1806-1807, e la morte di Don Pietro. 1.3.4 il matrimonio e la nascita di Giulia. 1.4 la conversione, un dibattito aperto. 1.4.1 le due lettere al Calderari, 1806. 1.4.2 la supplica a Pio VII. 1.4.3 De Gola e San Rocco, 1809-1810. 1.4.4 De Gola e i rapporti con i Manzoni. 1.5 il ritorno in Italia, 1810-1812. 1.5.1 tra Via del Morone e Brusuglio. La famiglia. 1.5.2 da De Gola a Luigi Tosi, la nuova guida spirituale. 1.6 il quindicennio creativo, 1812-1827. 1.6.1 introduzione. 1.6.2 gli inni sacri. 1.6.3 i 1814 e le odi civili. 1.6.4 Manzoni e il dibattito tra classicisti e romantici. 1.6.5 la produzione teatrale. 1.6.6 la crisi del 1817 e le osservazioni sulla morale cattolica, 1818-1819. 1.6.7 il secondo soggiorno parigino, 1819-1820. 1.6.8 i biennio 1820-1822, le basi del romanzo. 1.6.9 dal fermo e Lucia ai promessi sposi, 1822-1827. 1.7 il viaggio in Toscana, 1827. 1.7.1 il gabinetto Vinsox e le basi della quarantana. 1.8 gli anni del silenzio, 1827-1873. 1.8.1 i primi lutti familiari e il secondo matrimonio. 1.8.2 i 1848 e l'esilio a Lesa, Antonio Rosmini e la critica al romanzo. 1.8.3 gli anni del risorgimento, lutti privati e simbolo della patria. 1.9 la morte e il funerale. 2 dopo la morte. 2.1 elogi e critiche. 2.1.1 l'attacco dei cattolici reazionari. 2.1.2 onoranze postume. 2.2 la critica letteraria su Manzoni. 2.2.1 il mito manzoniano, tra luci e ombre. 3 pensiero e poetica. 3.1 tra illuminismo e romanticismo. 3.1.1 gli esordi neoclassici e illuministi. 3.1.2 dopo la conversione, il Manzoni illuminista. 3.1.3 la finita col romanticismo. 3.2 il cattolicesimo manzoniano. 3.2.1 il ruolo della provvidenza e il giansenismo. 3.3 Manzoni drammaturgo e romanziere. 3.3.1 tra morale e realismo. 3.4 la questione della lingua in Manzoni. 4 l'uomo Manzoni. 4.1 una vita a prima vista tranquilla. 4.2 la descrizione fisica. 5 onorificenze. 6 ascendenza. 7 discendenza. 8 note. 8.1 esplicative. 8.2 bibliografiche. 9 bibliografia. 10 voci correlate. 11 altri progetti. 12 collegamenti esterni. Biografia. Origini familiari. Famiglia. Lo stesso argomento in dettaglio, Manzoni, famiglia. Pietro Manzoni, casa Manzoni, Brusuglio 3. Alessandro Manzoni proveniva, dal lato materno, da una famiglia illustre, i Beccaria.
il nonno materno di Manzoni, infatti, era quel Cesare Beccaria, autore del Trattato dei Delitti e delle Pene, che fu uno dei principali animatori dell'illuminismo lombardo. A detta del Manzoni stesso, lui e il nonno si conobbero soltanto una volta, in occasione della visita della madre presso il celebre padre IV. La parentela coi Beccaria lo rendeva inoltre lontano cugino dello scrittore scapigliato Carlo Dossi V. Più modesta era invece la famiglia paterna N1, Don Pietro Manzoni, il padre di Alessandro, discendeva da una nobile famiglia di Barzio, in Valsassina, e stabilitasi a Lecco, nella località del Caleotto, nel 1612 in seguito al matrimonio di Giacomo Maria Manzoni con Ludovica Airoldi nel 16116. Per quanto Don Pietro Antonio Pasino Manzoni, 1657-1736, avesse poi ricevuto il feudo di Moncucco nel Novarese nel 16917-8910, e per quanto in virtù di ciò fossero conti, il titolo a Milano non era valido perché straniero 11N2. Inizialmente Don Pietro presentò al governo austriaco una richiesta ufficiale perché fosse riconosciuto, ma poi preferì non insistere 12. In ogni caso, quando Roma attribuirà molto più tardi la cittadinanza al Manzoni, il titolo comitale apparirà sull'atto ufficiale e verrà mantenuto dalla sua discendenza. Manzoni e Giovanni Verri. Nonostante il padre legittimo fosse Pietro Manzoni, è molto probabile che il padre naturale di Alessandro fosse un amante di Giulia, Giovanni Verri, fratello minore di Alessandro e Pietro Verri, 11-13. Con Giovanni, uomo attraente e libertino, di 17 anni maggiore di lei, ella aveva avviato una relazione già nel 1780, proseguendola anche dopo il matrimonio 13-14. Dalle parole del Tommaseo pare evincersi come Verri fosse il vero padre dello scrittore, e come questi ne fosse pienamente a conoscenza, anco di Pietro Verri Manzoni ragiona con riverenza, tanto più che gli sa, e sua madre non glielo dissimulava, d'essere nepote di lui, cioè figliolo d'un suo fratello 15. L'infanzia e l'adolescenza. Galbiate e la separazione dei genitori. Alessandro Francesco Tommaso Antonio Manzoni 16 nacque a Milano, allora parte dell'impero asburgico, al numero 20 di via San Damiano 17N3, il 7 marzo 1785 da Giulia Beccaria e, ufficialmente, da Don Pietro Manzoni 18. Trascorse i primi anni di vita prevalentemente nella cascina costa di Galbiate, tenuto a balia da Caterina Panzeri, una contadina del luogo 1920. Questo fatto è attestato dalla targa tuttora affissa nella cascina. Sindora passò alcuni periodi alla villa rustica di Caleotto, di proprietà della famiglia paterna, una dimora in cui amerà tornare da adulto e che venderà, non senza rimpianti, nel 1818. In seguito alla separazione dei genitori N4, Manzoni venne educato in collegi religiosi. L'educazione religiosa a Merate e a Lugano. Andrea Appiani, ritratto di Giulia Beccaria e suo figlio Alessandro Manzoni bambino, 1790. Il ritratto fu donato da Giulia Alberri, evento che rafforza la supposta illegittimità di Alessandro XXI. Il 13 ottobre 1791-22 fu accompagnato dalla madre a Merate al collegio San Bartolomeo dei Somaschi, dove rimase 5 anni. Furono anni duri, in quanto il piccolo Alessandro risentiva della mancanza della madre N5 e perché soffriva del difficile rapporto con i suoi compagni di scuola, violenti N6 tanto quanto gli insegnanti che lo punivano di frequente 23. La letteratura era già una consolazione e una passione, durante la ricreazione, racconterà lo scrittore, mi chiudevo, in una camera, e li componevo versi 24. Nell'aprile del 1796 passò al collegio di Sant'Antonio, a Lugano, gestito ancora dai Somaschi, per rimanervi fino al settembre del 1798-22. Nello stesso 1796, giungeva sul lago di Lugano il Somasco Francesco Soave, celebre erudito e pedagogista. Per quanto sia del tutto improbabile che Manzoni l'abbia avuto come maestro, se non per qualche giorno, la sua figura esercitò sul bambino una notevole influenza 25. Vecchio e prossimo alla morte, l'autore de I Promessi Sposi ricordava,
io volevo bene al padre Soave, e mi pareva di vedergli intorno al capo un'aureola di gloria 26. Passò, alla fine del 98, al Collegio Longone di Milano, gestito dai Barnabiti 27 e quindi si trasferì a Castellazzo de' Bargi, dove l'istituto aveva stabilito provvisoriamente la propria sede a causa delle manovre belliche 22 per poi tornare, il 7 agosto 1799, a Milano 27. Non è chiaro quanto l'adolescente rimanesse dai Barnabiti, anche se l'ipotesi più accreditata lo fa supporre allievo della scuola fino al giugno 1801-28. Alessandro, nonostante l'isolamento cui era costretto per colpa dell'ambiente chiuso e bigotto, riuscì a stringere alcune amicizie che resteranno durature nel corso degli anni a venire. Giulio Visconti e Federico Confalonieri furono suoi compagni di classe. Un giorno imprecisato dell'anno scolastico 1800-1801, poi, gli scolari ricevettero una visita che suscitò nel nostro una grande emozione, l'arrivo di Vincenzo Monti, che leggeva avidamente e considerava il più grande poeta vivente, fu per lui come un'apparizione di un dio 29. La formazione culturale. Andrea Appiani, Vincenzo Monti, Olio su tela, 1809, Pinacoteca di Brera. La formazione culturale di Manzoni è imbevuta di mitologia e letteratura latina, come appare chiaramente dalle poesie adolescenziali. Due, in particolare, sono gli autori classici prediletti, Virgilio e Orazio 30, notevole è anche l'influsso di Dante e Petrarca 31, mentre tra i contemporanei, assieme al Monti, svolgono un ruolo importante Parini e Alfieri 32 33 34 35. Se si escludono gli esercizi di stile precedenti N7, le sue primissime esperienze poetiche risalgono alla metà del 1801, quando cominciò a stendere del Trionfo della Libertà 36. Tuttavia vi si può riscontrare una vena satirica e polemica che avrà un ruolo non trascurabile nel Manzoni adolescente, pur venendo mitigata già a metà del decennio. Ci restano le traduzioni, in endecasillabi sciolti, di alcune parti del libro quinto dell'Eneide e della Satira. Terza, libro primo, di Orazio, accanto a un epigramma mutilo in cui attacca un certo Fra Volpino che, sotto mentite spoglie, raffigura il vicerettore del collegio, padre Gaetano Volpini. 37. Un giovane scapestrato. Uscito dall'angusto mondo del Longone, visse dall'estate 1801 al 1805 con l'anziano padre Don Pietro, alternando la vita di città 38 con soggiorni alla tenuta di Caleotto 30, e dedicando buona parte del suo tempo al divertimento e in particolare al gioco d'azzardo, frequentando l'ambiente illuministico dell'aristocrazia e dell'alta borghesia milanese. Giocava nel ridotto del Teatro alla Scala, finché, sembra, un rimprovero del Monti lo convinse a rinunciare al vizio 39. Fu anche l'epoca del primo amore, quello per Luigina Visconti, sorella di Hermes. Di questa esperienza sappiamo quanto il poeta stesso rivelò nel 1807 in una lettera a Claude Fauriel. A Genova, infatti, l'aveva casualmente rivista, ormai sposata al marchese Giancarlo di Negro, e l'episodio aveva risvegliato in lui la nostalgia e il dispiacere di averla perduta 40. Oltre a questi svaghi, la giovinezza del Manzoni è contrassegnata anche da un soggiorno a Venezia, dall'ottobre 1803 al maggio 1804-22-41. Presso il cugino Giovanni Manzoni, durante il quale ebbe modo di conoscere la nobildonna Isabella Teotochi Albrizzi, a suo tempo musa di Foscolo 41, e di scrivere tre dei quattro sermoni 42. Non è chiaro il motivo del soggiorno veneziano, del quale Alessandro conservava anche ai tardi anni un bellissimo ricordo 43, ma non sembrano avere avuto un ruolo ragioni politiche, piuttosto vi entrò il desiderio del padre di allontanarlo da uno stile di vita dissipato 41. La Milano illuminista. Anonimo inglese, Alessandro Manzoni nel 1805, Olio su tela, attualmente nella casa Manzoni di Via del Morone, Milano. Natalia Ginzburg, con molta probabilità, descrive questo ritratto, quando dice, altrove ha una folta chioma scompigliata, gli occhi nuvolosi e rassomiglia a Ugo Foscolo 44.
Il compiacimento neoclassico del tempo gli ispirò le prime composizioni di un qualche rilievo, ma già lette sull'opera di Vincenzo Monti, idolo letterario del momento. Ma, oltre questi, Manzoni si volge a Parini, portavoce degli ideali illuministi nonché dell'esigenza di moralizzazione, al poeta Ugo Foscolo, a Francesco Lemanacle, un esule Lucca nel 45enne 8, e a Vincenzo Cuoco, assertore delle teorie vichiane 46, anche lui esule da Napoli dopo la restaurazione borbonica del 1799 e considerato il primo vero maestro del Manzoni 47. La vicinanza all'ambiente neoclassico, e al suo campione Vincenzo Monti in particolare, spinsero il giovane Manzoni a frequentare alcuni corsi di eloquenza tenuti dal poeta romagnolo all'Università di Pavia tra il 1802 e il 1803. 11. Nei registri dell'Ateneo il nome di Alessandro non risulta, ma è quasi certo che egli seguisse le lezioni montiane. 11. Oltre alla nota ammirazione per il Monti e all'opinione di illustri studiosi, 48, sembra convalidare l'ipotesi il carteggio del periodo. I corrispondenti di Manzoni, infatti, sono quasi tutti studenti, o vecchi studenti, dell'università, da Andrea Mustoxidi a Giovan Battista Pagani, da Ignazio Calderari a Hermes Visconti e a Luigi Arese. 11n 949. Il contesto accademico lo dovette mettere in contatto anche con due professori giansenisti, Giuseppe Zola e Pietro Tamburini, docenti rispettivamente di storia delle leggi e dei costumi e di filosofia morale, diritto naturale e pubblico n10. Le loro idee in difesa della morale lo influenzarono molto, oltre a introdurlo per la prima volta al pensiero giansenista. Tamburini condannava la curia romana per le sue deformazioni ma vedeva nel cattolicesimo un imprescindibile modello. Per l'elevatezza delle sue dissertazioni parve a Manzoni un punto di riferimento al pari di Zola, definito sommo in una lettera al Pagani del 6 settembre 1804-50. Dal punto di vista letterario, a questo periodo si devono del Trionfo della Libertà, Agba e i quattro sermoni che recano l'impronta di Monti e di Parini, ma anche l'eco di Virgilio e Orazio. Il soggiorno parigino, 1805-1810. La morte di Carlo Imbonati e il ricongiungimento con la madre. Cameo del XIX secolo raffigurante il profilo di Carlo Imbonati. Nel 1805 Manzoni venne invitato dalla madre e da Carlo Imbonati a Parigi, a quanto pare dietro suggerimento del Monti 51. Alessandro accettò con entusiasmo, ma non fece in tempo a conoscere il conte, alla cui missiva rispose nel marzo, con parole di calore e riconoscimento che Imbonati non lesse mai, il quale morì il 15 marzo, lasciando la beccaria ereditiera universale del suo patrimonio 52-53 ma anche affranta e bisognosa dell'amore filiale 54. Il giovane, ora ventenne, giunse nella capitale francese il 12 luglio 22-53, giorno in cui la polizia locale gli rilasciava il permesso di soggiorno 55. Uniti entrambi nel dolore, Manzoni, che per lo scomparso scrisse lode in morte di Carlo Imbonati. Scoprì di avere una madre, le loro strade, divise sino ad allora, si incrociarono per non lasciarsi più. Fino al 1841, anno della morte della beccaria, i due instaurarono un rapporto strettissimo la cui profondità emerge dalle lettere dello scrittore in numerosissime occasioni. Già il 31 agosto 1805 rivelava a Vincenzo Monti di aver trovato la mia felicità, fra le braccia d'una madre, e di non vivere che per la mia gioia 56. Il circolo parigino, l'Ideologues e Claude Fauriel. Lo stesso argomento in dettaglio, Ideologues. Claude Fauriel, Castello di Bignan, Francia. Con la madre soggiornò al numero 3 di Place Vendôme. Molto spesso, però, madre e figlio si recavano ad Auteuil-en-11, cittadina ove si riuniva il circolo intellettuale sotto il patronato della vedova del filosofo Helvetius 22, e alla Maisonnette di Moulin, dove passò 2 anni, partecipando al circolo letterario dei cosiddetti ideologues, filosofi di scuola ottocentesca eredi dell'illuminismo settecentesco ma orientato verso tematiche concrete nella società, e anticipatori per questo di tematiche romantiche, quali l'attenzione alle classi povere. Alle emozioni, 57.
un ruolo importante nel gruppo degli ideologues, costituito, tra gli altri, da Volney, Garat, Destat de Tracy e il danese Bagesen 58, era ricoperto da Claude Fauriel 57N12, col quale Alessandro strinse una duratura amicizia per molti anni, una frequentazione facilitata anche dal legame che c'era tra Giulia e l'amante di Fauriel, Sophie de Condorcet 59, e dal più anziano Pierre Cabanis 60, autore della Lettre sur les causes premières, testo orientato in senso spiritualista, impregnato di spirito religioso, per quanto l'essere supremo di cui si ammette l'esistenza non coincida completamente con il Dio cristiano secondo la concezione della Chiesa 61. Blondel viveva a Milano con la moglie Marie e la figlia sedicenne Enrichetta nel palazzo Indonati, che il conte gli aveva venduto a Mia Dietro 72. Tramite Charlotte furono avviati i contatti, e in settembre i Manzoni partirono alla volta della città meneghina per fare la conoscenza di Enrichetta, di cui erano state fornite ottime referenze, e dei genitori. L'incontro, avvenuto a Blevio nel tardo settembre dell'180771, non disattese le speranze. Manzoni rimase incantato dalla dolcezza e purezza della fanciulla e il matrimonio, che si rivelerà molto felice e sarà coronato dalla nascita di 10 figli, fu celebrato il 6 febbraio 1808 a Milano 2273, prima con rito civile presso il municipio e, 45 minuti più tardi, con rito calvinista in via del Marino, dove si trovava la casa dei Blondel 73. Sistemate infine le ultime questioni legate all'eredità degli Indonati, i novelli sposi, accompagnati da Giulia, si stabilirono al numero 22 del Boulevard des Bains Chinois, a Parigi 74N14. Nello stesso anno, il 23 dicembre, nacque la primogenita Giulia Claudia 73-75, che fu battezzata il 23 agosto del 1809 nella chiesa giansenista di San Nicola in località Moulin, secondo il rito cattolico e con Fauriel come padrino 75-76. La decisione di battezzare la primogenita da parte di un padre indifferente dal punto di vista religioso e da una madre calvinista è l'indice di un cambiamento radicale nella sensibilità spirituale della famiglia Manzoni. La conversione, un dibattito aperto. Miniatura di Alessandro ed Enrichetta nel giorno delle nozze. La questione della conversione al cattolicesimo di Manzoni è una tematica su cui non solo i critici, ma anche i conoscenti e i familiari del Manzoni hanno sempre discusso, ottenendo risposte aleatorie da parte dell'autore dei Promessi Sposi 77, riservo che rende ogni studio critico inevitabilmente opinabile e incompleto. L'importanza della conversione, fondamentale per comprendere l'evoluzione tematica e spirituale del Manzoni del quindicennio creativo, è dettata soprattutto dalla leggenda agiografica che vorrebbe una sua conversione repentina, dovuta allo smarrimento di Enrichetta nel 1810. In realtà, il percorso che ricondusse il giovane Alessandro e la sua famiglia alla pratica religiosa cattolica fu ben più lungo, dovuto a una serie di fattori combinati fra di loro. Le due lettere al Calderari, 1806. Una certa importanza rivestono due lettere che Manzoni inviò a Ignazio Calderari in merito alla malattia che condusse alla morte il loro comune amico Luigi Arese. Nella prima, del 17 settembre 1806, si vuole che al posto delle persone care, il morituro debba avere al proprio capezzale l'orribile figura di un prete 78-79, ma il 30 ottobre, dopo la morte dell'Arese, sempre al Calderari esclama, così. Ci rivedremo. Se questa speranza non raddolcisse il desiderio dei buoni e l'onore della presenza dei perversi, che sarebbe la vita? 80 da un lato, viene confermata la reazione anticlericale ravvisata nelle prime opere, ma al tempo stesso, come emerge ugualmente dalle prime opere, Manzoni dimostra di conformarsi allo spirito cristiano, prefigurando un'esistenza dopo la morte. La supplica a Pio VII. Dopo il battesimo cattolico di Giulia nell'agosto del 1809, Manzoni, d'accordo con la moglie, indirizzò una supplica a Papa Pio VII affinché, pentito del fallo commesso, l'autorità pontificia ponesse un opportuno riparo, capace di rendere tranquilla la di lui coscienza del supplicante, cioè del Manzoni 81,
rendendo possibile celebrare nuovamente il matrimonio, questa volta secondo il rito cattolico 76. Nel mese di novembre giunse l'autorizzazione papale con un rescritto del cardinale Di Pietro datato al 30 ottobre 82, e il 15 febbraio 1810, nella casa di Ferdinando Marescalchi, il curato della chiesa della Madeleine officiava la funzione 83. De Gola e San Rocco, 1809-1810. Lapide posta sul primo pilastro sinistro della navata laterale della chiesa parigina di Saint-Roch, che commemora la conversione di Alessandro Manzoni. All'inizio del 1809 i Manzoni avevano fatto conoscenze importanti, forse decisive nell'orientare Alessandro verso la pratica religiosa. Pierre Jameguier, presidente della Corte d'Appello parigina, Giambattista Somis, già consigliere della Corte di Appello di Torino, Ferdinando Marescalchi, ministro delle relazioni estere del Regno d'Italia napoleonico 84, e Marie Caroline Jane Müller, una donna di Basilea rimasta vedova di un ufficiale della Guardia Svizzera del Re Luigi XVI, facevano parte di un ambiente fortemente cattolico e giansenista 85. Quest'ultima, inoltre, aveva abiurato il calvinismo nel 1805 per opera di un abate genovese giansenista che i Manzoni conosceranno proprio nell'autunno del 1809, Eustachio de Gola 86, il quale rivestì un'enorme importanza per la conversione di Alessandro e della famiglia. La conversione del Manzoni, però, è ben più nota per il cosiddetto miracolo di San Rocco 87. Il 2 aprile 1810, durante i festeggiamenti per le nozze di Napoleone e Maria Luisa d'Austria, improvvisamente scoppiarono dei mortaretti e la folla che riempiva le strade, presa dal panico, separò dalla moglie i Manzoni, il quale 88-89, sospinto dalla gente in fuga, si ritrovò sui gradini della chiesa di San Rocco, in Rue Saint-Honoré, e si rifugiò in essa. Nel silenzio e nella serenità di quel tempio egli implorò la grazia di ritrovare la consorte e all'uscita, convertito, poté riabbracciarla 90. Un'altra versione, riportata da Giulio Carcano, racconta invece di un Manzoni frustrato che, assillato da dubbi spirituali, si sarebbe recato in San Rocco gridando, «Oh Dio! Se tu esisti, rivelati a me!» 91, uscendone poi credente. De Gola e i rapporti con i Manzoni. Inizialmente il sacerdote ebbe il compito di preparare Enrichetta Blondelot la biura del calvinismo 92, chiedendole di scrivere dei riassunti delle lezioni di religione cattolica, chiamati ristretti, affinché fossero poi corretti dallo stesso abate genovese 93. La biura, poi, fu sottoscritta in un atto ufficiale il 3 maggio 1810 e celebrata solennemente il 22 maggio nella chiesa di Saint-Séverin, alla presenza del circolo giansenista e dell'abate de Gola 94. L'ascendenza del prete giansenista è comunque innegabile, rimane a testimoniarlo il pluriennale carteggio che il sacerdote genovese intrattenne con Manzoni, con la moglie e con Giulia Beccaria 95. È relativamente facile ricostruire i passaggi attraverso cui la Blondel si convertì al cattolicesimo, ma non è chiaro perché ciò avvenisse. Probabilmente i Manzoni, che era un animo non veramente ribelle, accettava con fastidio un matrimonio non benedetto e aver dovuto ammettere questa situazione, quando la figlia fu iscritta nel registro dei battesimi, dovette metterlo a disagio. 96. Il ritorno in Italia, 1810-1812. Tra via del Morone e Brusuglio. La famiglia. La casa Manzoni, vista da Piazza Belgioioso a Milano. Acquistata nel 1813 dallo scrittore, sarà la residenza cittadina del poeta e della sua famiglia fino al 1873, anno della morte del Manzoni. Oggi vi risiedono il Museo Manzoniano, Concimeli del Manzoni, il Centro di Studi Manzoniani e la Società Storica Lombarda 97. Quanto lo spirito del Manzoni fosse cambiato negli ultimi mesi della permanenza parigina, o meglio, quanto fosse in contraddizione con i valori e i modelli precedenti, è difficile dire. Sicuramente la grande città francese, capitale del bel mondo e degli intellettuali del momento, non esercitava più alcun fascino su di lui 94-98. Bisognoso di tranquillità,
Manzoni lasciò Parigi con la famiglia il 2 giugno, diretto a Brusuglio, dove giunse, nonostante alcuni inconvenienti 99, qualche settimana più tardi. Li doveva, però, aspettare la collera della famiglia Blondel, adirata per la conversione di Enrichetta al cattolicesimo, un risentimento che non diminuì con il passare degli anni 100. Al ritorno dalla Francia, i Manzoni alternarono periodi a Brusuglio e in città, dimorando nella villa fuori porta quando veniva la bella stagione, ove Alessandro si dedicava all'agricoltura. A Milano, si stabilirono per quasi 2 anni al numero 3883 di via San Vito al Carovio 101, per poi trascorrere un anno nel Palazzo dei Beccaria, in via Brera, finché il 2 ottobre 1813 il poeta acquistò una casa in via del Morone, al numero 1171, oggi 1-102. Manzoni era sempre stato abituato a vivere in mezzo al verde, la nuova dimora, che dava su Piazza Belgioioso, aveva un giardino proprio interno, con certo quale sentore di chiostro, assolutamente quel che ci voleva per l'indole del Manzoni. 103. In via del Morone l'autore avrebbe trascorso il resto della propria vita. Nel corso degli anni seguenti i membri della famiglia Manzoni, che alternavano la loro residenza tra il palazzo cittadino e la villa di Brusuglio, crebbero di numero 104. Dopo la morte di Luigia, nata e morta nello stesso giorno, 5 settembre 1811, il 21 luglio 1813 vide la luce in via Brera il primo figlio maschio, Pietro Luigi. Il 25 luglio 1815, la casa di via del Morone fu allietata dalla nascita di Cristina 1102. Nel giro di pochi anni vennero al mondo anche Sofia, 12 novembre 1817, Enrico, 7 giugno 1819, Clara, vissuta 2 anni, nell'agosto 1821, 13 mesi dopo, Vittoria, Filippo nel marzo 1826 e Matilde nel maggio 1830-11. Da De Gola a Luigi Tosi, la nuova guida spirituale. Luigi Tosi. Prima di partire, i Manzoni avevano chiesto al sacerdote giansenista di indicar loro una persona degna di fiducia che potesse continuare la sua opera di assistenza spirituale 105. Il 30 maggio De Gola scriveva una lettera di raccomandazione per Don Luigi Tosi, canonico di Sant'Ambrogio e anche gli giansenista 106. Sia Giulia che Alessandro ebbero del Tosi un'ottima impressione, come può evincersi dalle parole di Alessandro. Il degnissimo canonico Tosi fu visitato da mia madre e me, e fu trovato un vero amico del De Gola, e questo basti per suo elogio 107. Il sacerdote si recava anche a Brusuglio, quando la famiglia vi soggiornava, e mantenne la sua funzione di guida spirituale per molti anni, anche dopo la sua elezione a vescovo di Pavia, avvenuta nel 1823. Ad Alessandro, come alla moglie e alla madre, non era ancora stato amministrata l'Eucaristia. Dopo una breve preparazione, Manzoni si confessò il 27 agosto e il 15 settembre, assieme a Giulia ed Enrichetta, si accostò per la prima volta alla Comunione 108, anche se il percorso di conversione completa fu ancora molto lungo. Infatti, nell'agosto 1811, il neofita inviava a De Gola e Tosi delle lettere, in cui chiedeva rispettivamente di pregare perché piaccia al Signore scuotere la mia lentezza nel suo servizio e togliermi da una tepidezza che mi tormenta, e mi umilia, e affermava che malgrado la mia profonda indegnità sento quanto possa in me operarne di bene la onnipotenza della Divina Grazia 109. Il quindicennio creativo, 1812-1827. Lo stesso argomento in dettaglio, opere di Alessandro Manzoni. Giuseppe Molteni, Alessandro Manzoni, Olio su tela, 1835, Pinacoteca di Brera. Introduzione. Espressione ormai adottata dalla critica letteraria 110, il quindicennio creativo suole indicare quell'arco temporale in cui Manzoni, ormai convertito al cattolicesimo e alle idee romantiche, si prodigò nella stesura delle sue opere letterarie principali, spaziando dalla poesia sacra a quella civile, dai saggi filosofico-religiosi alle tragedie, per giungere infine alla stesura del primo grande romanzo della storia della letteratura italiana. In tutti questi generi,
Manzoni apportò elementi nuovi e rivoluzionari rispetto alla tradizione letteraria. Gli inni sacri rivelano la coralità della poesia cristiana manzoniana. 111. Le tragedie, in nome della verosimiglianza, si slegano dalle unità aristoteliche e rivelano quell'interesse progressivo per i sentimenti umani che troveranno piena espressione nel romanzo. Gli inni sacri. Lo stesso argomento in dettaglio, inni sacri. D'ora in avanti, la sua vita e la sua arte saranno pienamente conformi alla fede e alla necessità di divulgarla con l'esempio e con le opere. Nel 1812 cominciò la stesura degli inni sacri. L'autore voleva scrivere nell'ordine il Natale, l'Epifania, la Passione, la Risurrezione, l'Ascensione, la Pentecoste, il Corpo del Signore, la Cattedra di San Pietro, l'Assunzione, il Nome di Maria, ogni santi e i morti. 112, ma ne portò a termine solo 5, la Risurrezione, il Nome di Maria, il Natale, la Passione e la Pentecoste. I primi quattro furono scritti tra l'aprile 1812 e l'ottobre 1815 e pubblicati in un volumetto presso l'editore milanese Pietro Agnelli alla fine dell'1815, mentre la stesura della Pentecoste, iniziata nel 1817, fu completata solo 5 anni più tardi, rallentata da altre opere cui l'autore attese nei medesimi anni, tra cui spiccano le due tragedie e la prima versione del romanzo. L'Ognissanti. 1830-1847, restò in stato di frammento, come altre possibili aggiunte agli inni, il Natale del 1833 e il brevissimo Dio nella natura. La poesia religiosa del Manzoni è infine completata dalle strofe per una prima comunione. L'intenzione dell'autore è quella di una poesia popolare, da cui lo stile talvolta si allontana perché ancora influenzato dalla formazione neoclassica. 114, per poi ritornare alla comunità dei credenti, l'Ecclesia cristiana, che innalza, insieme al poeta, un canto di lode a Dio, unica sicurezza contro il male sempre imperante nella storia. 115-116. Questa dimensione corale emerge soprattutto nella Pentecoste, ove i figli d'Eva, V 71, sparsi in tutto il mondo, trovano unità nella fede in Dio. 117. Il 1814 e le odi civili. Il linciaggio di Giuseppe Prina in una stampa dell'epoca. Mentre Manzoni elaborava gli inni sacri, la situazione politica italiana e internazionale si stava velocemente deteriorando. Napoleone, fortemente debilitato dopo la disastrosa campagna di Russia del 1812, crollava nella grande battaglia di Lipsia del 1813. Di conseguenza, anche gli stati satelliti francesi, tra cui il Regno d'Italia, caddero sotto i colpi della coalizione austro-russa, obbligando Eugenio di Beauharnais a fuggire da Milano e permettendo così agli austriaci di rientrare in Lombardia dopo 20 anni di assenza. Manzoni vive questi momenti drammatici con grande angoscia, assistendo dal suo palazzo di Via del Morone, il 20 aprile 1814, al linciaggio del ministro delle finanze Giuseppe Prina, la cui violenza, deplorata vivamente dal Manzoni, viene narrata dal poeta milanese in una lettera indirizzata al Fauriel. 118. A parte l'episodio del Prina, Manzoni partecipò intensamente al tentativo di mantenere indipendente l'Alta Italia con un regno il cui re sarebbe stato proprio il Beauharnais, sottoscrivendo una petizione presso le grandi potenze vittoriose riunitesi a Parigi. 119. Poeticamente, invece, il Manzoni contribuì all'effimero sentimento patriottico con la stesura di due canzoni entrambe rimaste incompiute. 120. Aprile 1814, 7 strofe scritte tra il 22 aprile e il 12 maggio 1814, in cui si rievoca il terremoto politico milanese in chiave patriottica. 121 e la denuncia verso la politica napoleonica. 122, e il proclama di Rimini, aprile 1815, ove Manzoni riflette sull'omonimo discorso tenuto dall'ex re di Napoli Gioacchino Murat per la difesa dell'Italia, e inquadrandolo come un liberatore inviato da Dio per sottrarre gli italiani alla schiavitù. 123. Manzoni e il dibattito tra classicisti e romantici. E Louis Germain de Stael, sulla maniera e utilità delle traduzioni,
traduzione di Pietro Giordani, dalla Biblioteca Italiana, gennaio 1816. L'articolo, la cui copia originale, qui riportata, è conservata presso l'emeroteca della Biblioteca Braidense di Milano, suscitò l'inizio del dibattito tra classicisti e romantici. Gli anni successivi alla conversione furono assai significativi per il panorama letterario e culturale italiano. L'Italia, ancorata a una salda tradizione classicista grazie ai magisteri passati di autori quali Parini e Alfieri, e attuali quali quello del Monti, fu costretta a confrontarsi con la nuova temperie romantica europea. Nel gennaio del 1816, infatti, l'intellettuale francese Madame de Stael pubblicò, sul primo numero del giornale letterario La Biblioteca Italiana, un articolo intitolato Sulla maniera e utilità delle traduzioni, in cui attacca l'ostinato ancoraggio degli italiani a una vacua retorica, ignorando invece le novità letterarie provenienti dalla Germania e dall'Inghilterra 124-125. Alla successiva querela tra classicisti, capeggiati da Pietro Giordani, e romantici, tra i quali spiccano Ludovico di Breme e Giovanni Berce, Manzoni non partecipò attivamente. Benché fosse apertamente dalla parte dei romantici, lode l'ira di Apollo testimonia, in chiave ironica, l'ira del dio della poesia pagano per essere stato escluso dai testi poetici, e partecipasse alla cameretta letteraria animata da Hermes Visconti, Gaetano Cattaneo, Tommaso Grossi e, soprattutto, dal poeta dialettale Carlo Porta 126-127. Manzoni si rifiutò di collaborare apertamente sia alla Biblioteca Italiana che al successore della prima rivista, il Conciliatore 11. Oltre all'interesse sempre crescente per la formulazione di una poetica cristiana e l'inizio delle indagini sul genere teatrale, furono determinanti anche la nevrosi depressiva che colpì Manzoni, per la prima volta, nel 1810, in occasione dello smarrimento di Enrichetta, e, in modo sempre più debilitante, negli anni successivi, questo e la sua difficoltà a parlare in pubblico avevano minato i suoi rapporti interpersonali, costringendolo a una vita tranquilla e ritirata nei suoi possedimenti di Brusubio o nella quiete del suo palazzo milanese 128. La produzione teatrale. Lo stesso argomento in dettaglio, pensiero e poetica di Alessandro Manzoni. Decisiva fu l'impronta che Manzoni lasciò nella storia del teatro italiano. Dopo la stagione alfieriana, Manzoni intervenne sulla struttura e la finalità stessa del dramma, il quale non deve impegnarsi a descrivere il verosimile, fattore che esclude l'artificiosità delle unità aristoteliche, e i moti dell'anima dei protagonisti, campo d'indagine proprio del poeta e non degli storici di professione 129, come emerge dalla lettera a Massier Chalvat del 1820. I frutti di tali riflessioni teoriche si possono cogliere nelle tragedie Il Conte di Carmagnola 130, la cui stesura fu rallentata a causa dei già noti problemi di natura nervosa che affliggevano l'autore 131 e dell'impegno riversato nelle osservazioni sulla morale cattolica e nella Pentecoste 132. La seconda tragedia, la Delchi, invece, fu edita nel 1822, mentre cominciava a profilarsi, nella mente di Manzoni, la visione narrativa del romanzo 11. La crisi del 1817 e le osservazioni sulla morale cattolica, 1818-1819. Lo stesso argomento in dettaglio, osservazioni sulla morale cattolica. Jean-Charles Lennard Simonde de Sismondi. Nella primavera del 1817 Manzoni era andato incontro a una breve crisi spirituale 133, determinata da più fattori, in particolare dall'appoggio della Chiesa alla Restaurazione. Il liberale Manzoni non concepiva il conflitto tra la religione cristiana, in cui fermamente credeva, e l'orientamento politico della Chiesa cattolica che non condivideva 134. La delusione che ne derivò portò alla crisi della sua malattia nervosa e a un conseguente raffreddamento nella pratica religiosa, come si evince da una lettera di Tosi al De Gola, in cui il padre spirituale dello scrittore comunicava il superamento della crisi, 14 giugno 1817, 135. Anche con il futuro vescovo di Pavia c'era stato un piccolo scontro, presto dimenticato,
quando Manzoni gli aveva manifestato il desiderio di tornare per un periodo a Parigi, incontrando un'opposizione che gli parve esagerata. 136. Il sacerdote ravvisava infatti nel trasferimento un pericolo per la fede del discepolo, desideroso, al contrario, di rivedere Fauriel. E speranzoso di trarre beneficio per i propri disturbi nervosi. Manzoni chiese ugualmente di poter partire, ma in maggio la polizia gli negò i passaporti. 137. Accantonata provvisoriamente l'ipotesi parigina, Manzoni interruppe il conte di Carmagnola ritirandosi in campagna, dove si immerse nella lettura di testi filosofici che saranno alla base delle osservazioni sulla morale cattolica. 136. Le postille manzoniane agli autori studiati sono utili per determinare quali libri affrontasse in quei mesi e per scoprire come lo scrittore li giudicasse. Le postille a Condillac e ad Estat de Tre si provano la distanza di Manzoni dal loro pensiero. 136, ma la sua attenzione, nel preparare le osservazioni, andò soprattutto a L'Histoire des Républiques Italiennes di Sismondi, il cui sedicesimo e ultimo volume uscì a Parigi nel 1818. L'opera, che era stata la fonte principale della tragedia, recava nell'ultimo tomo delle violente accuse contro il cattolicesimo, suscitando nel canonico Tosi una reazione indignata, chiedendo così a Manzoni di controbattere. 138 n. 15, quest'opera apologetica vide le stampe nel 1819, pubblicata col titolo Sulla morale cattolica, osservazioni di Alessandro Manzoni, parte prima. 139. Il secondo soggiorno parigino, 1819-1820. Augustin Thierry. Già dal 1817, Manzoni pensava di ritornare a Parigi, luogo felice della giovinezza ove sperava di poter guarire dalle crisi di nervi di cui soffriva sempre più in modo accentuato. 140. I preparativi per la partenza, però, furono sempre rimandati a causa della difficoltà di ottenere i passaporti da parte delle autorità austriache. 141. Solamente nel 1819 Manzoni li ottenne, e con l'intera famiglia partì per la Francia il 14 settembre. 142. Nella capitale francese, Manzoni frequentò lo storico Augustin Thierry e il filosofo Victor Cazan. 143. La conoscenza di Thierry ebbe un'influenza importante sulla concezione manzoniana della storia, e una certa rilevanza ebbe anche lo spiritualismo di Cazan. Benché le idee di quest'ultimo non fossero del tutto eterodosse in materia di religione, affermazioni quali sans Dieu, l'homme et la nature restent un mister. 144. Senza Dio, l'uomo e la natura restano un mistero, oppure la loi supreme, cest, la sainte, le devouement, la charité, l'amour du prochain, cest certut l'amour de Dieu. 145. La legge suprema consiste, soprattutto nella santità, nella devozione, nella carità, nell'amore per il prossimo, si manifesta soprattutto nell'amore di Dio. Manzoni, però, non trovò giovamento dal soggiorno parigino, le crisi di nervi non erano infatti passate, e cominciava a provare nostalgia di casa. Pertanto, dopo appena un anno, il 25 luglio partì da Parigi con tutta la famiglia per rientrare a Milano l'8 agosto 22. Passata l'estate, Alessandro iniziò gli anni più frenetici del quindicennio creativo, in cui elaborò quei concetti religiosi barra provvidenzialistici che troveranno il culmine nella Delchi e nel 5 maggio, basi fondamentali per l'economia dei promessi sposi, insieme all'inizio della riflessione linguistica, strutturale e artistica del genere del romanzo stesso. Il biennio 1820-1822, le basi del romanzo. Lo stesso argomento in dettaglio, il 5 maggio, marzo 1821 e Adelchi, Manzoni. Charles de Steuben, morte di Napoleone I a Sant'Elena, il 5 maggio 1821, olio su tela, 1828. A partire dal novembre del 1820, infatti, Manzoni cominciò a stendere la tragedia della Delchi. 146. Concluso un primo abbozzo entro la primavera del 1821,
Improvvisamente Manzoni se ne distolse per riprendere in mano la poesia civile con la stesura di marzo 1821, celebrante la presunta invasione del Lombardo-Veneto da parte delle truppe sardo-piemontesi dopo l'abdicazione di Vittorio Emanuele I 147. L'opera lirica, stesa tra il 15 e il 17 marzo 146, rispetto alle odi di 7 anni prima, rivela una maggior compattezza strutturale e sicurezza sia nel tono del linguaggio, sia nel trattare gli stati d'animo dei patrioti italiani. Scemata l'euforia generale dopo il fallimento dei moti dell'1820-1821, Manzoni rimise mano alla Delchi, cominciando a leggere, come per il conte di Carmagnola, varie fonti storiche, rielaborate nel coevo saggio storico intitolato Discorso sopra alcuni punti della storia longobardica in Italia 11, perché ci fosse un'aderenza tra il vero storico, cioè gli eventi storici realmente accaduti, e il vero poetico, cioè l'inventio narrativa dello scrittore, concezione della storia appresa alla scuola di Thierry e degli ideologues. L'anno 1821, però, fu pregno di eventi significativi per la storia italiana ed europea, oltre ai moti sopracitati, infatti, il 5 maggio moriva sull'isola di Sant'Elena l'esiliato Napoleone Bonaparte, notizia che però giunse in Europa soltanto nel mese di luglio. Manzoni aveva letto della scomparsa dell'ex imperatore dei francesi, infatti, su di un articolo della Gazzetta di Milano del 17 luglio 1821-148, e ne rimase profondamente turbato. Il nobile meneghino era affascinato dal titanismo, dal carisma e dal genio militare di Napoleone N16, e immediatamente si accinse a stendere un'ode che ne ripercorresse la vita. Fu così che, tra il 18 e il 20 luglio 148, Manzoni compose il 5 maggio, in cui la grandezza di Napoleone non risiede nelle sue imprese terrene, quanto nell'aver compreso, attraverso le sofferenze dell'esilio, la vanità delle glorie passate e l'importanza assoluta della salvezza. Il parallelo con le vicende di Adelchi e di Ermengarda dimostra l'intreccio elaborativo di questi mesi, e della formulazione di quella provvida sventura che sarà alla base del romanzo. Dal Fermo e Lucia ai Promessi Sposi, 1822-1827. Lo stesso argomento in dettaglio, i Promessi Sposi. Frontespizio dell'edizione dei Promessi Sposi del 1840, con illustrazioni di Francesco Gonin. Manzoni iniziò a dedicarsi alla scrittura di un romanzo a partire dall'autunno del 1821-1849, ma la stesura vera e propria del Fermo e Lucia era iniziata il 24 aprile 1821, dopo aver letto l'Aivano tradotto in francese 150. Nella quiete della sua villa di Brusuglio, Manzoni iniziò a scrivere il suo romanzo dopo aver quindi iniziato la lettura dei romanzi europei, specialmente inglesi, in quanto la letteratura italiana si era concentrata su altre tipologie di generi prosaici. Oltre a Walter Scott Manzoni, seguendo la metodologia già adottata per le tragedie, cominciò un vero e proprio lavoro di documentazione storica, basato sulla lettura della Isteria Patria di Giuseppe Ripamonti e dell'Economia e Statistica di Melchiorre Gioia 151. In base alle postille lasciate dal Manzoni, la prima minuta del Fermo e Lucia, titolo suggerito dall'amico Hermes Visconti, come testimoniato in una lettera del 3 aprile 1822-150. Consisteva in un foglio protocollo diviso in due colonne, a sinistra Manzoni scriveva il testo, mentre sulla destra riportava le correzioni. La seconda fase di stesura del romanzo, dovuta all'ultimazione della Delchi e alla stesura del 5 maggio, terminò il 17 novembre 1823-152 e il manoscritto fu edito nel 1825. Il passaggio dal Fermo e Lucia, la cui struttura narrativa risultava poco armonica a causa della divisione in tomi e di ampie parti narrative dedicate a sua Gertrude 153, ai Promessi Sposi fu alquanto travagliato per la ridefinizione dell'architettura dell'opera 154. Oltre al problema espositivo, Manzoni si accorse del linguaggio artificioso e letterario da lui usato, elemento non rispondente alle esigenze realistiche cui tendeva la sua poesia 155.
scegliendo il toscano come lingua colloquiale per i suoi personaggi. 156, pubblicò la cosiddetta Ventisettana, nome dato alla prima edizione dei Promessi.